Esercizio numero 1 del file. Una persona spinge un carrello della spesa da 10 kg, inizialmente fermo, per 5 secondi con una forza motrice F costante. Al termine della spinta il carrello ha percorso 20 metri, il coefficiente attrito dinamico vale 0,20. Come variante invece dello spazio percorso vedremo meglio dopo che si può anche mettere la velocità finale di 8 metri al secondo. Calcolare le tre forze, la forza della persona, la forza totale e la forza d'attrito. Questa è la situazione, il carrello che dopo 5 secondi ha fatto 20 metri, oppure ha raggiunto la velocità finale partendo da fermo di 8 metri al secondo. La forza costante F con cui lo spingiamo, la forza d'attrito. La differenza tra le due forze, F-FA, è la forza totale. Inoltre ci sono come sempre la forza peso da 98 N, perché la massa è 10 kg, e la forza vincolare uguale opposta a 98 N. La forza d'attrito è costante, la possiamo calcolare subito, è l'attrito dinamico, coefficiente attrito dinamico per la forza normale. La forza normale che schiaccia il carrello contro il pavimento è la forza peso, quindi mg. Quindi il coefficiente attrito 0,20 per la forza peso 98 N, questa è la forza d'attrito dinamico che è una forza costante. Indicata anche qua, forza d'attrito 19,6 N rivolta all'indietro verso sinistra. Come poi anche l'esercizio numero 10, per risolvere anche questo esercizio bisogna utilizzare la legge del moto di Newton abbinata con una delle due leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato, in questo caso la legge dello spazio percorso, perché noi abbiamo l'informazione sullo spazio percorso anziché sulla velocità finale. Se avessimo avuto l'informazione sulla velocità finale avremmo dovuto usare l'altra formula, quella appunto della velocità finale nel moto rettilineo uniformemente accelerato. Che sia un moto rettilineo uniformemente accelerato è conseguenza del fatto che la forza totale è costante. Infatti la forza totale è la differenza tra la forza che esercitiamo noi spingendo meno la forza d'attrito, e tutte e due queste forze sono costanti. E per la legge di Newton noi sappiamo che una forza totale costante, che non cambia nel tempo, che ha sempre la stessa intensità, produce come conseguenza un'accelerazione costante. Quindi una velocità che aumenta nel tempo sempre con lo stesso tasso di aumento. Un'accelerazione costante significa moto rettilineo uniformemente accelerato. Ecco perché possiamo utilizzare e dobbiamo utilizzare le formule del moto rettilineo uniformemente accelerato, o quella dello spazio percorso o quella della velocità finale. In questo caso quella dello spazio percorso, perché abbiamo il dato 20 metri. Da qui possiamo ricavare l'accelerazione con la formula inversa. Sostituiamo i numeri, 2 volte 20 metri diviso i 5 secondi al quadrato, e otteniamo questa accelerazione, che significa che la velocità del carrello cresce a un ritmo costante, ogni secondo cresce di quanto la velocità? Di 1,6 metri al secondo. Ora che abbiamo l'accelerazione la andiamo a sostituire nella legge di Newton del moto e troviamo la forza totale, massa per accelerazione, sono 16 N. Quindi adesso noi conosciamo la forza totale di 16 N. La forza d'attrito, e invertendo questa relazione troviamo la forza con cui spingiamo noi. Ecco qua la formula, 16 N è la sottrazione tra la forza nostra e la forza d'attrito, formula inversa per trovare la forza con cui spingiamo noi, quindi forza totale più forza d'attrito, 16 più 19,6 N, 35,6 N, quindi la situazione è questa, 35,6 N è la nostra forza, l'attrito invece è rivolto all'indietro con 19,6 N, la forza totale è la differenza 16 N, forza costante. In alternativa dicevamo che anziché lo spazio percorso da 20 metri, il testo poteva darci la velocità finale. Dopo 5 secondi di accelerazione costante, la velocità finale risulta A per T, quindi 8 metri al secondo.